se sono vero è così forte. Ciao, come state? Ciao, stiamo alla grande. Ciao, bene. Come vi chiamate? Mi chiamo io, che sono Roncea, e qua abbiamo due quinti della band, c'è Pietro e c'è Giulia. E che musica fate? Facciamo musica cantautorale, le canzoni le scrivo io e insieme le arrangiamo, poi le suoniamo in giro, quando riusciamo. Quando hai incominciato questo progetto solista? Ho incominciato nel 2010. Come mai solista? Ho iniziato perché suonavo in delle band che facevano tanto rumore, punk, cose di questo tipo. Mi hanno regalato una chitarra acustica, io non sapevo suonarla perché suonavo il basso. Ho iniziato a suonare le canzoni così con la chitarra acustica. Poi ho scoperto Elliott Smith, che è un songwriter americano. Era in realtà, perché è mancato purtroppo. E ho iniziato a scrivere delle canzoni mie. E quindi in questo progetto quali sono i tuoi riferimenti artistici? Allora, sicuramente Elliott Smith, che ho appena citato. Poi se vogliamo andare a scomodare qualche italiano, ma possiamo dire che sicuramente Lucio Battisti c'è. Gian Maria Testa è anche uno che mi ha ispirato tanto. E, beh, in realtà poi sempre americani mi rifaccio tanto al songwriting americano, quindi penso a band come, per esempio, che ne so, i Wilco, per esempio, e band di questo genere. E cosa ti spinge a suonare? Sicuramente la voglia di esprimermi e di, insomma, dire quelle cose che non riesco a dire in altri modi, fondamentalmente, quindi lo dico attraverso le canzoni. E di cosa parlano i tuoi testi? Allora, i testi parlano un po' della mia vita e della vita degli altri, quindi io racconto storie, diciamo, storie che o mi appartengono personalmente, oppure storie che ho vissuto in terza persona, quindi a cui ho assistito e poi io provo a raccontare. E come avviene il processo creativo? Allora, sono proprio il classico cantautore da cameretta, se si vuol dire così, nel senso che io scrivo i pezzi da solo, quindi chitarra e voce in camera, e poi dopo con la band o con il produttore, che è questa figura speciale che ti aiuta a far sì che una canzone da chitarra e voce diventa una canzone vera e propria registrata con tutto a posto, e poi lo faccio così fondamentalmente. Quindi inizia tutto in cameretta e poi o con la band o con un produttore arrangiamo. E prima c'è il testo o prima la musica o viceversa? Allora, per me è contemporaneamente, quindi solo una volta sono riuscito a partire da un testo e musicare un testo, però di solito diciamo che io scrivo le canzoni insieme alla musica, quindi mentre fondamentalmente mi vengono in mente magari dei giri armonici oppure delle melodie, io mi immagino già una linea vocale, quindi una melodia, e poi da lì la melodia diventa un testo, e a volte la melodia va a cambiare in base al testo o viceversa. E io ho sempre scritto in inglese e poi da qualche anno a questa parte scrivo in italiano. Diciamo che non mi dispiace l'idea di scrivere in entrambe le lingue. Mi trovo più a mio agio in italiano per certe cose e l'inglese mi piace perché ho sempre ascoltato musica in inglese, quindi americana o comunque diciamo in lingua inglese. Hai mai fatto uscire dei dischi con questo progetto? Sì, ne sono usciti diversi, non ho fatto successo mai. Il primo è nel 2010, si intitola News from Belgium, poi ne ho fatto uno nel 2012, si chiama
è All Toys, poi ne ho fatto uno nel 2014 che si intitola Eight, poi ne ho fatto uno nel 2016 che si chiama Roncendo the Money Tree, dove ho suonato con una band vera e propria, e poi ne ho fatto un altro che si intitola Impossible Roche, ed è soltanto un EP, e poi ne ho fatto un altro ancora che si intitola Presente del 2019, e poi l'ultimo che si intitola Acrobazia. Ne ho fatti tanti, non è andata benissimo. Beh, andrà meglio in futuro. Andrà meglio. E comunque ti fai dare una mano in fase di registrazione? Sì, non faccio tutto da solo, mi faccio dare una mano. Palco, ti piace o ti terrorizza il palco? Ah, il palco mi piace da morire, non mi terrorizza per niente, anzi mi diverte, mi piace molto. Mi sento a mio agio sul palco, davvero. Con questo progetto, qual è stato il posto che ti ha emozionato di più? Bella domanda, allora forse, non lo so, mi hai fatto una domanda difficile, nel senso che, allora, sicuramente ci sono state delle aperture importanti. Recentemente abbiamo suonato con Giorgio Poi e con Giovanni Truppi, e quelle sono state forse le due più importanti a livello tipo di presenza di gente, forse, non lo so, chiedo lei perché è la più anziana del gruppo. Di presenze, anche avevamo aperto anche Coma Cose. Ah, ecco, Coma Cose anche. Però sì, la più emozionante, questo riguarda solo te. È quella di stasera la più emozionante. Avete una scaramanzia prima di incominciare a suonare? No, non ci caghiamo. Non ci caghiamo, ognuno fa le sue cose, ci salutiamo prima. Ciao! Dovremmo iniziare, forse iniziamo da oggi. Magari qualcosa della smorfia. Dei chiara qualche idea. Oltre a te sul palco, chi ti accompagna? Oh, oggi siamo nella full band, la versione più bella di questo mio progetto. Quindi abbiamo Chiara Di Benedetto che suona il violoncello, poi abbiamo Giulia Provenzano che suona il basso ma synth e poi canta, poi abbiamo Pietro Caramelli che suona le tastiere e la chitarra elettrica, e Daniele Danzi che non è qui in questa stanza con noi, che suona la batteria. Dal punto di vista puramente estetico, per te è importante le visual, l'abbigliamento? No, in realtà è una cosa che non ho mai considerato più di tanto. Apprezzo chi ha anche cura di questo aspetto, io non ce l'ho mai avuto, diciamo che tendenzialmente siamo sempre vestiti di scuro, io come mi pare. Durante il lockdown sei riuscito a scrivere oppure depressione totale? Sì, no, il lockdown, anzi, nel lockdown è nato un brano che si intitola Ritorno domani, che è un brano molto importante, quindi no, si è riusciti, mi ricordo che avevo mandato a Chiara le cose, ci eravamo un po' confrontati su questo pezzo, poi abbiamo ovviamente fatto le nostre parti in studio, però sì, no, non, per me è stato è brutto dire un bel periodo, però non è diciamo che sono riuscito in un qualche modo a rendere un periodo molto grigio, triste, produttivo almeno dal punto di vista creativo. Cosa pensi della scena musicale attuale? Penso... Italiana o estera? Entrambi, italiana e poi estera. No. Allora, ci sono un sacco di cose interessanti secondo me, quindi è pieno di progetti molto belli, molto interessanti, solo che si nascondono benissimo, sono super nascosti. Diciamo che quello che va un po' a sottolineare, a enfatizzare il cosiddetto mainstream, non sposa proprio i miei gusti, soprattutto in Italia. Le cose che si ascoltano per la maggiore non rispecchiano i miei gusti musicali, però per carità, ognuno fa quello che gli pare. Fa abbastanza schifo la musica che si ascolta in radio in Italia. Tutto ciò che si è sviluppato attorno ai Maneskin, ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Guarda, a me i Maneskin mi stanno mega, iper, super simpatici. Secondo me suonano strabene, fanno una cosa che chi come me appartiene a una certa generazione e chi appartiene alla generazione prima della mia conoscono benissimo, perché non hanno inventato niente, però questo non è un male, quindi viva! Io sono contento perché grazie ai Maneskin, secondo me, delle generazioni molto giovani si sono avvicinati agli strumenti veri, quindi non c'è più la base che parte, il tipo che canta con l'autotune a bestia, ma c'è una band rock che suona. Poi, se mi chiedi se preferisco le Zeppelin, ti dico sì, preferisco le Zeppelin ai Maneskin, ma viva i Maneskin!
corpo col mio cuore in ostaggio. E meravigliarsi del colore di un fiore. Capire che amare non ti rende migliore. Scegliere apposta di farsi del male. Ora tu vuoi capire, quindi devi restare. Raccontami ancora di come stai bene. Di quando sorridi e le vene son piene. Riesci a calpestare tutto e pur lasciarmi intatto. Così ci abbandoniamo alle opportunità. Qualcosa è sbagliato anche nella tua testa. Se ami chi parte ed ignori chi resta. Social, ti piace, non ti piace, li odi? Non mi piace, no, non li odio, quindi non odio i social, non mi fanno impazzire, sono molto importanti, cerco di curarli come riesco, perché comunque, soprattutto per promuovere i concerti, le cose che fai, sono importanti, non puoi evitarli. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Sì, allora c'ho un Instagram che è Roncea. E poi c'ho Facebook e Roncea, ho anche LinkedIn, ma lì si parla di web. Vuoi dare un consiglio alle nuove leve che stanno approcciando, che si stanno approcciando sulla scena musicale attuale? Sinceramente non penso di avere grandi consigli da dispensare, ma se proprio dovessi dare un consiglio, quindi facciamo finta che un ragazzo molto giovane me l'abbia chiesto, immaginando che abbia veramente dei consigli da dare, gli direi questo, che se vuole suonare e fare questa cosa della musica, la faccia veramente con la passione e senza aspettative, con la voglia di esprimere se stesso e di godersi quei momenti con delle persone che ha intorno in quel momento e di scegliersele bene queste persone, perché poi è tutto lì. E poi no. Lunga vita ovviamente al successo e ai progetti che ne hanno, non è il mio caso. Quali sono i tuoi prossimi progetti futuri? Allora, sicuramente vorrò registrare qualche brano insieme a questa band nuova che mi piace tanto e poi niente, continuare a fare quello che ho sempre fatto, quindi finché ho qualcosa da dire, continuare a dirlo e trovare la chiave migliore per dirlo, andare in giro, suonare, fare fatica, lamentarsi, lavorare per pagarsi i concerti e questa roba qua. Domanda anche a voi due, tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Bam bam bam, vai. Tu. No. Inizio io. Allora, DM Stitt, che è un songwriter americano super mega fighissimo. Sufjan Stevens, che l'ho appena rubato a Giulia, e vabbè, Elliot Smith l'ho già detto, ma lo ridico, Elliot Smith, che è importante. Prego. Mi ha rubato Sufjan Stevens, che è il mio artista preferito, John Hopkins, e ce n'è. Beh, la tua band preferita è Sigur Rós. Certo. Allora, io dico Angelo De Augustin, che è anche un cantautore, non dico emergente, però un protetto di Sufjan Stevens, che ha una voce molto bella e scrive in modo pazzesco. Phil Elverum, un cantautore americano, anche lui veramente totale, storico.
autore di The Microphones e Mounted successivamente. E sul terzo sono molto molto indeciso. Dico una mia scoperta recente, che è Linda Perrax, che è una cantautrice americana degli anni 70 che ha fatto un solo disco e è ritornata recentemente sulle scene. Fico, me lo ascolto questo. Okay. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Umano, fuggire lontano da qui, respirare anche solo un istante.